Non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 10.8 Sarro. Parere contrario, Commissione Governo e relatore di minoranza. Aperta la votazione. La Forgia, Fragomeli, Oliverio, Vaz. Ci siamo? Forza, colleghi. Camani, e poi chiudiamo. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo a 10.9 Mannino. Chiede di intervenire, prego, onorevole. Sì, grazie brevemente, Presidente. Questo mio intervento si riferisce sia all'emendamento 10.9 che 10.01, che a nostro avviso affrontano due tematiche che in questo Paese diciamo, difficilmente e raramente si vogliono affrontare in maniera propositiva. Il primo emendamento riguarda la demolizione degli immobili abusivi e il secondo emendamento riguarda le tantissime, numerosissime pratiche di sanatoria che sono ferme dentro i comuni delle nostre amministrazioni locali. Questi due emendamenti sono due proposte che sicuramente non immaginavo che avrebbero avuto voto contrario, però quantomeno mi auguro che diciamo, avvino all'interno di quest'Aula, anche alla luce della PDL Falanga che in questo momento è in discussione all'interno della Commissione Giustizia, un ragionamento serio su delle situazioni che non si affrontano mai né prima delle campagne elettorali, perché con l'abusivismo edilizio, lo dicono i fatti, si fanno le campagne elettorali, né dentro le aule perché poi diciamo, ti metti in contrapposizione con probabilmente chi ti ha votato e neanche a fine legislatura. Credo che ci voglia un piano, un programma serio che coinvolga sia gli enti locali sia i ministeri e con questi due emendamenti abbiamo voluto lanciare una proposta che continueremo a portare avanti nell'augurio e comunque ci sia un confronto su questo tema perché comunque anche questo fino ad oggi non è stato minimamente affrontato, solo in termini, diciamo, di rallentamenti come quello che sta tentando di fare la PDL Falanga che è in Commissione Giustizia. Grazie. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 10.9 Mannino, parere contrario Commissione Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Tancredi, Romele. Ci siamo, vero? È chiusa la